Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è La tribù degli alberi di Stefano Mancuso. Cosa può insegnarti un albero? Se in questo momento ogni specie vegetale sulla Terra dovesse venir meno, l'essere umano si estinguerebbe, mentre se fossimo noi ad estinguerci, gli alberi continuerebbero a vivere la propria vita in maniera indipendente. Al contrario di quanto si possa pensare, gli alberi possiedono sensibilità, carattere e intelligenza. A farli parlare in questa occasione è proprio Stefano Mancuso, botanico di grande fama, che ci accompagna attraverso questo romanzo alla scoperta di tutti i segreti che si celano dietro quella vegetazione che assai spesso riteniamo erroneamente passiva. Invece, in questo mondo lasciato a margine in nome di un progresso incessante, esiste una comunità composta di alberi che studiano e collezionano tramonti, alberi taciturni ma che cantano, alberi scienziati che si occupano della raccolta e dello scambio di informazioni. Al centro, l'eroe protagonista. Si chiama Lorin. È un albero con una missione molto chiara all'interno di questa comunità suddivisa in clan. La tribù degli alberi è una parentesi fantastica, alla portata di tutti, ogni giorno. Non dimentichiamo che respiriamo proprio grazie a loro e che la vera forza della natura è l'inclusione. Buon ascolto! Una vita lunga non è sempre una benedizione. Nel mio caso non saprei dire se lo sia stata o meno. Certo, è da un bel pezzo che i miei cari, gli amici e molti dei compagni con i quali ho condiviso così tanta strada se ne sono andati, lasciandomi più solo di quanto non lo sia mai stato. E non è facile. La solitudine non mi piaceva da giovane, quando la mia forza era tale che niente sopra e sottoterra poteva spaventarmi, tantomeno mi piace oggi, che una folata di quel brutto vento freddo che scende dalle montagne è sufficiente a farmi rabbrividire. Alcuni dei miei compagni invece l'hanno sempre amata, addirittura la cercavano andandosene a vivere in luoghi lontani e irraggiungibili. E ora che di amici da queste parti mi sono rimasti solo Pino, Belfiore, Lisetta e pochi altri, apprezzo la loro compagnia ancora di più. Un tempo niente di quello che accadeva a Edrevia ci era sconosciuto. Che fosse un periodo incombente o un pettegolezzo fra vicini, non c'era modo che non ne venissimo a conoscenza. Sapevamo tutto della nostra tribù e la tribù sapeva tutto di noi. Chi ci osservava dall'esterno non capiva come potessimo tollerarlo, come riuscissimo a vivere aperti al giudizio continuo degli altri. Non potevano sapere cosa volesse dire far parte di una tribù. Noi non avevamo vergogna, perché non la conoscevamo. Nessuno, giovane o vecchio, avrebbe mai fatto qualcosa contro gli altri compagni. Eravamo una cosa unica, come elementi dello stesso corpo, e il corpo non prova imbarazzo per ciò che fanno le proprie membra. Provate a pensare cosa voglia dire condividere il dolore e il piacere, la fama e l'abbondanza, gli allarmi e la tranquillità. E ora immaginate che questo stato straordinario perduri per l'intera vostra esistenza. Capite perché i miei compagni sono stati la mia forza? E perché ora che siamo rimasti così pochi, siano la mia unica vera gioia? Sono nato molti anni fa, così tanti che ormai anche gli amici pensano siano troppi. E ogni episodio, anche il più insignificante, ha tracciato un segno nel mio corpo. In me, così come in tutti i miei compagni, le stagioni lasciano segni indelebili. Anni di abbondanza e anni di ristrettezze, amicizie, amori, malattie, lotti, momenti lieti e stagioni gravi. Tutto si scrive dentro di noi ed è facile rileggerlo. Così, ora che mi ritrovo insicuro e malandato, ora che sento le stagioni avvicendarsi con la stessa velocità con la quale da ragazzo scorrevano le ore, ho deciso di non sfidare oltre la fortuna
e di non annotare una volta per tutte le avventure di un'intera comunità prima che il tempo inesorabile le cancelli. Per molto tempo, quando ero più forte e giovane, ho creduto di essere immortale e guardato ai tanti che mi passavano fugacemente accanto con reale compassione. Di molti che non ci sono più, rimango l'ultimo testimone. Ma alla fine, pochi o molti anni, che differenza può fare? Non è per sempre, e questo è tutto ciò che conta. Io però divago come un palloncino trascinato dalla corrente, inseguo invisibili linee della memoria. Invece dovrei darvi una cronaca esatta. E questa è la promessa che ho fatto a me stesso e cercherò di rispettarla. Dunque, dicevo, nacqui un maggio di tanti anni fa in un periodo molto felice per la comunità. C'era cibo in abbondanza, il clima era mite e i compagni prosperavano indisturbati senza un solo pensiero al mondo. I piccoli giocavano tra i cespugli, gli adulti, felici per la stagione benedetta, chiacchieravano perlustrando la collina in cerca di acqua e di risorse. Anche i vecchi condividevano la serenità di quel maggio, partecipando con ciò che sanno fare meglio, raccogliere informazioni da ogni angolo della nostra vasta comunità per smistarle ai singoli compagni interessati. Si tratta di gran lunga del compito più delicato fra tutti quelli esistenti fra i clan. Per essere svolto con cura richiede una lunga esperienza, una memoria di ferro, i contatti giusti e una grande capacità di giudizio. Se ne occupano da sempre i più anziani, coordinati dal Primus. Lui è l'unico che ha la possibilità, qualora ce ne sia bisogno, di comunicare allo stesso tempo con ognuno dei compagni dell'intera comunità, nessuno escluso. Al momento della mia nascita, il primus di Edrevia era Iwan, detto il saggio padre. E se vi sembra che l'appellativo saggio padre fosse un tantino roboante, sappiate che se lo era scelto da solo, è una delle prerogative dei primi, e non senza scandalo. Per millenni i nostri primi erano stati conosciuti in maniera sobria e dignitosa, con il solo appellativo di primus. Non in quanto parte di una dinastia, come si usa fare nelle case reali. Primus suggeriva che fosse primus inter pares, dunque primo fra i pari. Non aveva nessun potere speciale sugli altri membri della tribù, ma si limitava a coordinare quando ce n'era davvero bisogno. Finché, molto tempo prima che io nascessi, era diventato primus tale datura, il quale, dopo alcuni anni in cui si era comportato saggiamente, era stato colpito da una malattia sconosciuta. Almeno questo si diceva in giro, che lo aveva completamente privato della ragione. Da quel momento in poi i suoi comportamenti avevano iniziato a essere così strampalati che si era reso necessario trovare qualcuno che lo accompagnasse nel suo ruolo. Una specie di primus facente funzione. Non era mai accaduto qualcosa del genere e qualcuno pensò bisognasse ricordare l'evento aggiungendo al nome di datura il titolo di unico. L'unico primus matto della nostra storia era una specie di augurio affinché la cosa non si ripetesse mai più. Ma quando molti anni e molti primi dopo Iwan divenne primus a sua volta, si appellò a quell'eccezione per sostenere che in virtù di quanto successo con datura un primus poteva decidere di chiamarsi un po' come gli pareva. La discussione non importava a nessuno, le tradizioni non contano molto per noi. Il primus si era sempre chiamato primus per comodità, non per consuetudine. Così se Iwan ci teneva a chiamarsi in un'altra maniera, perché impedirglielo? Certo, nessuno si sarebbe aspettato che scegliesse il nome di saggio padre, dimostrando di non possedere alcun senso dell'umorismo, ma a quel punto il danno era fatto. Ad ogni modo, fu il saggio padre ad accogliermi all'interno della comunità e ad assegnarmi il nome con il quale sono conosciuto. A proposito, dimenticavo di presentarmi. Io sono Lorin, il piccolo.
Una storia davvero emozionante ed avventurosa, La tribù degli alberi, questo libro di Stefano Mancuso che ancora una volta ci fa capire quanto veramente sia stupido l'uomo perché è capace di distruggere sistematicamente l'ambiente a cui invece deve tutta la sua sopravvivenza. La nostra vita sulla Terra dipende anzitutto dalle piante, eppure noi umani riusciamo ad abbattere nell'arco di un singolo anno un'area di foresta amazzonica grande 5 volte una metropoli come Londra, pensate un po'. Ma come sempre voglio andare alle vostre recensioni e lasciare a voi la parola. La prima è Loredana che scrive: per chi è appassionato di alberi è un libro che non può mancare nella libreria. Parla della personalità, delle passioni, del carattere delle piante, di come si studiano, si somigliano, si aiutano. Bellissima lettura, che consiglio. E poi invece Giulia dice: beh, sicuramente questo è un libro utilissimo per chi vuole veramente riscoprire il mondo della natura, un libro che riguarda tutti da vicino e che nessuno meglio di Stefano Mancuso poteva raccontare. Consigliatissimo. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bio-shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.